Profonde trasformazioni sono avvenute nel tessuto economico e sociale del nostro Paese nell'arco di 20 anni. Permangono tuttavia gravi problemi strutturali, differenze di genere e generazioni, squilibri sociali e territoriali che in molti casi si sono aggravati. La popolazione ha continuato a crescere. I primi risultati del 15° censimento rilevano un aumento del 4,7% rispetto al 1991, ma sono soprattutto stranieri. In 20 anni la popolazione straniera in Italia è quasi triplicata. Oggi rappresenta il 6,5% del totale dei residenti. Nel tempo è cambiata la provenienza e la numerosità delle comunità straniere. Si è accentuato un processo di concentrazione. 5 cittadinanze rappresentano oggi la metà degli stranieri. In Italia si vive più a lungo di 20 anni fa, oltre 5 anni in più per gli uomini e quasi 4 per le donne. La vita media è di 79,4 anni per gli uomini e di 84,5 per le donne, ma si fanno meno figli, 1,42 per donna, nonostante la lieve ripresa nella prima metà degli anni 90, attribuibile però al contributo delle donne straniere. Meno nascite, più longevità, significano diminuzione di giovani e giovanissimi e forte aumento di anziani. Un processo di invecchiamento che è il più veloce in Italia tra i grandi paesi europei, 144 anziani ogni 100 giovani. Nel 1992 questa proporzione era di 97 a 100. Le trasformazioni in corso hanno anche modellato diversamente le strutture, le funzioni, i cicli familiari. Tutto si sposta in avanti. Si è ridotto il numero di componenti, sono diminuite le coppie coniugate con figli e sono aumentate le nuove forme familiari. La famiglia tradizionale non è più il modello prevalente nemmeno nel mezzogiorno. Negli ultimi 20 anni le libere unioni sono quadruplicate e la quota di nati da genitori non coniugati è più che raddoppiata. Si esce dalla famiglia più tardi. 4 giovani su 10 vivono ancora in famiglia e la difficoltà a trovare il lavoro è il motivo prevalente. Anche le caratteristiche del mercato del lavoro si sono modificate. Tra il 1993 e il 2011 il numero di occupati è aumentato di circa 1.700.000, più 7,8%. Ma solo l'occupazione femminile è aumentata, soprattutto per la diffusione del part-time. Quella maschile è scesa. L'incremento dell'occupazione femminile si è distribuito in modo diseguale sul territorio. In quasi 20 anni si è registrato circa 1,5 milioni di occupate in più nel centro-nord, ma soltanto 196.000 nel mezzogiorno. Permangono forti differenze di genere nella struttura del mercato del lavoro e l'incremento occupazionale delle donne si concentra maggiormente nel terziario e in quelle professioni in cui la presenza femminile era già relativamente più elevata, aumentando così la segregazione orizzontale. E si concentra inoltre negli impieghi ad orario ridotto, il 30% è part-time e in molti casi con caratteristiche di involontarietà. 2/3 delle donne impiegate part-time vorrebbero avere un lavoro a tempo pieno. Inoltre, il 25% delle madri interrompe il lavoro dopo la nascita di un figlio. A lasciare o perdere il lavoro sono prevalentemente le neomadri residenti nel mezzogiorno. La crescita del tempo determinato, del lavoro a tempo determinato, ha interessato soprattutto i giovani. Tra i 18 e i 29 anni la quota di lavoratori a tempo determinato è superiore al 30%. E se nei primi anni 90 il 32,8% dei giovani trovava un lavoro stabile a distanza di un anno, ora questa situazione interessa solo il 18,6% di loro. E se a questo si aggiunge il dato relativo ai NEET, cioè ai giovani che non lavorano né studiano, si comprende immediatamente il peggioramento della condizione giovanile rispetto a 20 anni fa. Cambiamenti importanti hanno riguardato anche il sistema economico. Negli ultimi 20 anni l'economia italiana è cresciuta meno rispetto ai principali partner europei, con un divario che si è ulteriormente accentuato nel periodo più recente. Negli ultimi 2 decenni la spesa per consumi delle famiglie è cresciuta a ritmi più sostenuti del loro reddito disponibile e questo ha determinato una progressiva riduzione della capacità di risparmio. Negli ultimi 15 anni la povertà relativa ha registrato una sostanziale stabilità e la percentuale di famiglie che si trovano al di sotto della soglia minima di spesa per consumi si è mantenuta intorno al 10-11%, ma resta ampio il divario territoriale. Al nord l'incidenza della povertà è pari al 4,9%, al sud arriva al 23%. È peggiorata la condizione delle famiglie più numerose e delle famiglie con almeno un figlio minore. E quasi il 70% dei minori poveri risiede nel mezzogiorno.